tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. In fiamme un furgone alimentato a metano, evitato il rischio esplosione, illeso il conducente fanese. Nuovo ospedale, sindaco Serri replica ai 5 Stelle. Non sapevo nulla della delibera regionale che indica Fosso 6 ore. Per l'opposizione fanese era già tutto scritto, per Sinistra Unita invece la giunta Ceriscioli continua a ignorare le richieste dei cittadini. L'artista fanese Sergio Carboni dona un dipinto all'arma dei carabinieri. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli, i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, mercoledì, dopo le ore 20, lungo la superstrada E78 per spegnere le fiamme divampate all'interno di un furgone Volkswagen. È accaduto subito dopo la galleria del Furlo, in direzione mare, per cause in corso di accertamento. Il mezzo si è incendiato e il conducente, un fanese di 66 anni, è riuscito ad accostare e a uscire incolume dal veicolo. Una volta allertati i soccorsi, sono giunti sul posto i pompieri di Cagli con l'ausilio di un'autobotte dei colleghi di Urbino e la polizia stradale di Fano, che ha chiuso il tratto interessato al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e per ragioni di sicurezza, perché il furgone era alimentato a metano e quindi era a rischio esplosione. A Urbino invece tre banditi con il volto coperto, di cui almeno uno armato di pistola, hanno rapinato l'ufficio postale di Pieve di Cagna. I malviventi sono entrati in azione subito dopo l'orario di apertura, quando c'era solo il direttore. Hanno aspettato l'apertura della cassaforte, ma dentro c'erano poche centinaia di euro. Poi si sono dileguati a bordo di un'utilitaria di colore chiaro e indaga la polizia di Urbino. Torniamo a parlare del nuovo ospedale. Ieri sera il Movimento 5 Stelle di Fano ha reso nota la delibera che è stata approvata dalla giunta Ceriscioli e che indica Fosso 6 ore come sito per il nuovo nosocomio. Oggi ha replicato il sindaco di Fano Massimo Serri. Un boccone amaro, quello della sanità, che il sindaco Serri deve masticare in queste ore, dopo che il Movimento 5 Stelle ha svelato che esiste una delibera regionale, la numero 41, che rimette in gioco le operatività mai portate a termine fino ad ora. Quindi si ricomincia tutto da capo, ovvero dalla delibera 62 del 2012, che indicava Fosso 6 ore il sito ideale per la costituzione della nuova struttura unica. In più, c'è a rendere il tutto più indigesto anche la costituzione di un comitato tecnico di indirizzo con a capo il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Il tutto senza che dal 22 di febbraio, data di emanazione di questa delibera, trapelasse nulla dal Palazzo della Regione. E poi, ciliegina sulla torta, l'esposto alla prefettura da parte dei gruppi consigliari dell'UDC e Progetto Fano. Queste cose non si devono apprendere dagli organi di informazione o per vie traverse, ma... sarebbe bene che si informassero i diretti territori interessati, ma neanche i consiglieri regionali erano informati di questo atto. Detto questo, ripeto, la cosa mi ha scocciato moltissimo proprio per la metodologia, però in ogni caso, a prescindere da quelli che sono gli atti deliberativi, quando si indica un territorio, come nel caso specifico fosse 6 ore, senza un accordo del comune, ovviamente non si fa nulla, perché come ben sapete poi ci sono degli atti amministrativi che devono essere conseguenti, quindi in ogni caso ci deve essere la condivisione del territorio, come ho sempre sostenuto e come mantengo ancora fede a quanto detto. Ecco, quindi la prossima mossa sua e della sua giunta quale sarà a riguardo? Noi, le nostre posizioni sono chiare e nette e in ogni caso rimane sempre il discorso per quello che riguarda la funzionalità dell'ospedale Santa Croce. A marzo, siamo nel mese di marzo, c'erano degli impegni che devono essere mantenuti. Io ho già in programma degli incontri per verificare quanto assunto come impegni, se ci sono bene, altrimenti assumeremo le posizioni dure, come è giusto che siano, nella tutela e non negli interessi, nella tutela di un servizio sanitario importante come è quello sanitario per i cittadini, per la gente, sulla quale non si può transigere e
e ci vogliono comportamenti corretti. Un secco no al sito di Fosso Sei Ore arriva anche da Sinistra Unita. Per il partito fanese la regione ha fatto un passo falso e continua a ignorare le richieste sia delle comunità locali che delle istituzioni che le rappresentano. C'era un percorso di ascolto, di confronto con tutti i comuni di questo territorio provinciale, non solo di quello di Fano, e a quanto pare invece la regione si sta muovendo in maniera abbastanza unilaterale e francamente noi pensiamo che da questo punto di vista ci sia anche proprio un vulnus democratico rispetto a quello che è il percorso di confronto non solo con i cittadini ma anche con le istituzioni che sul territorio li rappresentano, anche perché in questi mesi sono emerse una serie di bisogni, di aspettative e anche alcune proposte, tra cui quella avanzata dal sindaco di Fano, Massimo Seri, e approvata peraltro dal Consiglio Comunale di Fano, che è quella del sito di Chiaruccia. Oltre a questo, quello che rileviamo è che ancora una volta si accelera e si fanno anche alcune forzature che spostano in realtà l'attenzione dal vero interrogativo che assilla tutti i cittadini di questo territorio, e cioè come far funzionare una sanità pubblica che ormai da un po' di anni inizia a fare acqua in diversi punti. E nuovamente reimpostare il confronto sul tema del sito rischia in qualche modo di rimuovere il vero problema, cioè quello di una sanità che ormai fatica a funzionare, una sanità che noi vogliamo pubblica e sulla quale forse sarebbe importante interrogarsi innanzitutto sulle risorse che la Regione in primo luogo è disposta e capace di mettere in campo. Per i consiglieri di Progetto Fano e UDC sulla sanità era già tutto scritto dall'estate scorsa, quando avevano denunciato un complotto sul nuovo ospedale avvenuto nelle segrete stanze della regione. Questa decisione della giunta per i gruppi consigliari del centrodestra rappresenta una sconfitta del PD fanese e una umiliazione dell'intero territorio. Il presidente Ceriscioli, dicono, ci ha presi in giro. E sull'argomento è intervenuto anche l'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi, che ha presentato un'interpellanza urgente. Fra le varie richieste, Aguzzi chiede a Massimo Seri di convocare la conferenza dei sindaci di Area Vasta. Cambiamo argomento. Questa mattina l'artista fanese Sergio Carboni ha donato un suo dipinto all'Arma dei Carabinieri, il servizio di Lino Balestra. Una coppia di carabinieri che attraversano il luogo simbolo di Fano, piazza 20 settembre, e la dea della fortuna che campeggia sulla fontana, a far da sfondo il palazzo del Podestà. È lo scorcio che l'artista Sergio Carboni ha immortalato nel suo acquerello che questa mattina ha donato alla caserma dei carabinieri di Fano, a suggello di un rapporto di affezione e rispetto con le forze dell'ordine che con il loro operato rendono la città più sicura. La gigantografia dell'opera campeggerà nella sala riunioni della caserma fanese, a significare l'alto senso di questo gesto come espressione di un territorio sano e votato alla legalità e al rispetto delle regole. Comandante, sono rari i momenti in cui magari si può cogliere l'essenza e insomma, l'animo di un tessuto sociale. Questo, se può esserlo, lo è. Assolutamente sì, questa è una conferma che noi abbiamo nella città di Fano, ma nella provincia di Pesaro nel suo complesso. Insomma, questo rapporto che noi abbiamo con il maestro Carboni, che ci ha voluto deliziare con questa sua opera, rende proprio reale questo concreto rapporto di positivo che c'è tra la cittadinanza e l'istituzione che io rappresento qui in provincia. E questo mi piace tracciarlo e insomma rappresentarlo, perché è veramente un elemento di positività che si sente, è forte e che traccia esattamente quello che è il legame tra l'istituzione e la cittadinanza qui a Fano. Presenti alla cerimonia l'amministrazione comunale, i vertici fanesi dell'Arma e dei Carabinieri in congedo, ed un emozionato Sergio Carboni che assieme ai suoi figli ci spiega il senso della sua opera e i criteri che lo hanno ispirato. Un aneddoto, questo me lo diceva il comandante, il mantello, perché è rosso? Allora, il tempo proprio quando è uscita l'Arma, i briganti, allora si chiamavano briganti, avevano il mantello tutti nero, quindi andando a cavallo tutti non si notava quello che era il carabiniere e quello che era il mantello. Difatti la parte interna del mantello è rossa, e quando correvano col cavallo non è altro che giravano il mantello, si capiva chi era, se buoni o cattivi. Li hai voluti collocare nella piazza, simbolo della città, sì, di Fano. Quindi il cuore di Fano è la piazza, anche se il servizio che fanno è tutt'altro che alla piazza, ma è molto più difficile
Niente, la piazza sì, perché unisce il popolo, unisce l'arma, unisce un po' tutti, il centro, il cuore, ci ritroviamo tutti lì, quindi penso che sia più, stiamo più sicuri quando sono in piazza, dai. Quest'opera ci teniamo veramente tanto perché rappresenta anche la nostra piazza di Fano e quindi sarà sicuramente molto apprezzato e resterà tra virgolette alla storia. Nostro padre come al solito ci stupisce con le sue opere, questa grande gigantografia è una sorpresa anche per tutti noi, sembra veramente dipinta sul muro e complimenti a Papa Sergio. E adesso parliamo di Quaresima, perché la diocesi di Fano Fossombrone Cagli-Pergola ha accolto l'invito di Papa Francesco scegliendo la chiesa di San Giuseppe al Porto per le 24 ore del perdono. Anche quest'anno la diocesi di Fano Fossombrone Cagli-Pergola ha scelto la chiesa di San Giuseppe al Porto per le 24 ore del perdono, un momento molto importante per tutta la diocesi, per la nostra città di Fano, proprio perché vuole essere una molla per ritrovare un po' una propria forza interiore per affrontare i problemi della vita che sono così complessi. E il Papa Francesco con queste 24 ore di perdono vuole ricollegare le nostre problematiche con il cuore di Dio, cioè dire, se noi non rinnestiamo il nostro cuore con il cuore di Dio, alla fine finiremo per ammazzarci tutti. Cioè Dio è colui che invece ti porta a una comprensione diversa della vita, delle persone, delle situazioni. E lo sguardo misericordioso, compassionevole di Dio deve diventare lo sguardo compassionevole e misericordioso di ogni credente, della comunità cristiana, della Chiesa intera. Quando inizierà questo momento di preghiera? Il Papa ha voluto che fosse nel venerdì precedente la quarta domenica di Quaresima e quindi domani sera alle ore 18:30 avremo i Vespri con l'esposizione del Santissimo Sacramento e dopo inizieranno le confessioni individuali che si protrarranno fino alle 2 della notte. Poi faremo una pausa, una sospensione e riprenderemo l'apertura della Chiesa alle 6 di sabato mattina e questo in continuità fino alle 6 di sabato sera. La nuova politica agricola comune e il piano di sviluppo rurale saranno i temi al centro del convegno che si svolgerà venerdì 4 febbraio alle ore 15:30 al quartiere fieristico di Campanara a Pesaro. L'incontro è organizzato dalla Confederazione Italiana Agricoltori insieme a Confagricoltura e Copagri in occasione di Agrimarche, un'iniziativa che ha l'obiettivo di far conoscere al pubblico e agli eventuali acquirenti sia i prodotti agroalimentari di qualità che le imprese del settore primario. E sempre nella giornata di domani, dalle ore 16, riprende a Fano l'iniziativa denominata Idee in Comune, il laboratorio di progettazione partecipata dell'area ex zuccherificio. Durante l'incontro i 90 cittadini iscritti potranno condividere idee e dare suggerimenti all'amministrazione comunale di Fano. Ancora eventi, questo fine settimana si celebra la giornata nazionale dell'unità. Alzi, per l'occasione in diversi punti della provincia di Pesaro e Urbino verranno distribuite le piantine di ulivo, simbolo dell'iniziativa. Saremo presenti a Fano in vari punti, e quest'anno addirittura delle piazze nuove e saremo anche in molti paesi dell'entroterra dove fino adesso non siamo mai stati. Questo perché abbiamo una squadra di giovani che si vuole impegnare e che quindi presenterà questa iniziativa anche in posti nuovi. Ecco, ma il simbolo rimarrà sempre la piantina di ulivo? Sì, rimane questa piantina di ulivo perché è una pianta alla quale ormai l'unità si è legato alla sua storia e l'olivo è simbolo di pace ed è anche... diciamo una pianta produttiva perché alcuni di questi che io ho da tanti anni hanno cominciato già a fare le olive, quindi anche il piacere di raccogliere qualche piccola oliva per simbolo della vita che si rinnova e dei frutti che danno il nostro lavoro. Le offerte poi serviranno all'associazione? Sì, le offerte andranno tutte qui sul nostro territorio e per le iniziative di formazione dei giovani. E per far partecipare le persone alle nostre attività
e per aiutare le persone che si trovano in difficoltà sia nelle case che negli istituti. Noi abbiamo delle collaborazioni con vari istituti, con Casa Penelope, con Casa Serena, con l'Istituto Don Paolo Tonucci, con la comunità protetta maschile. Insomma, adesso avremo degli incontri con la comunità del Bevano, stiamo ampliando il nostro territorio sul quale operare e abbiamo dei riscontri molto positivi. Prima ha detto che ci saranno tanti giovani scendere in campo, fra l'altro parte del direttivo è stato rinnovato, lei però è stato confermato presidente. Sì, io sono stato riconfermato presidente nonostante avessi insistito perché dei giovani prendessero il mio posto. E sono stato riconfermato presidente, ma abbiamo rinnovato completamente il consiglio direttivo, e tra l'altro abbassando notevolmente l'età media, perché l'età media è di 36 anni e quindi c'è stata veramente una grossa iniezione di voglia di fare, ma anche la fiducia da parte delle persone più adulte, oserei dire anziane, verso i giovani, perché hanno visto che abbiamo dei giovani veramente motivati, impegnati e che fanno tanto. E nelle Marche sono state rispettate le previsioni meteo. Oggi infatti è scesa la neve fino a bassa quota e le temperature hanno subito un drastico calo. Per fortuna non ci sono stati problemi alla circolazione, anche perché la neve si è sciolta subito. Questa sera chiudiamo il nostro telegiornale con alcuni video sul maltempo che ci hanno inviato i nostri reporter di strada. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci a domani.